Buongiorno, oggi è il 1° ottobre, giornata veramente frettina, classica autunnale. Stiamo uscendo con mio fratello a fare una battuta di spinning al tonno. Mangianze ce ne sono molte. Ieri molti amici si sono divertiti. Cerchiamo di fare più all'amati possibile, cerchiamo di divertirci, abbiamo mezza giornata. Giù la manetta e andiamo. Bravo, mangerettami. Abbiamo fatto quella mega mangianza dove non eravamo riusciti ad allamare. Poi sono venuti su una decina di pesci, allamato mio fratello, poi ha slamato e poi ho riallamato io col Pelagus 165 ping. Sembra anche un bel pesce perché mi ha tirato fuori tanti metri di filo di treccia. It's all about humanity. Ok, tieni la canna. Ecco qua, vai, metti marcia. Va bene. Vai! Cado? Vai! Vai bello! Grande! Thank you.
sbagliato. Eccolo! Madonna, come lago qui? Eccolo! In diretta! Dai, adesso però fa pure io, facciamo un doppio. Proviamoci un doppio. Ce l'hai, sì! Allora, vediamo come possiamo fare. Io vado di bopper. Piccolino, deve essere da massimo 15 kg. Tieni la GoPro. Riesci a tenere la GoPro, mica qua. Dai, 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 portamelo qua, qua. Dai, ve lo slamo al volo. Tieni la GoPro. Eccolo qua. Vai, bello. Vai. Grande. Vai. Queste certe schiene. Quando è codato che pionga piano? Codato che stavo leggendo. No, no. No, gabbiano. Che coglione. No, un donno piatto di lato. Slamete. Bastami. Stai? Vado a vedere un attimo. Che palle, oh! La schiena a pezzi. Il quarto pesce che faccio? Mamma mia, che faticata. Un bel pesce, sai? Vai. Ok, no. Sì. Ok, come vedete è allamato di lato il pesce. Tendomi, lascia. Prego. Ok, vai bello. Vai. Vai. Quinto, sesto rilascio. Mangianza ancora. Andiamo. A non finire, a non finire. Andiamo. Infatti mica, ma tirava troppo strano. Scala. It's all about humanity. Ok,
Ok, siamo arrivati alla fine di questa giornata, mattinata, siamo quasi all'imboccatura del porto qui di Pedaso. E la giornata è andata bene, ci siamo divertiti, mangianze belle, grandi, pesci misti, parliamo di pesci dai 15 ai 40 kg, quindi mangianze molto miste alla taglia dei pesci. Abbiamo fatto 5 rilasci, purtroppo 4 di questi rilasci erano pesci presi fuori dalla bocca, in pancia, sulle pinne, perché erano talmente grandi le mangianze che i pesci andavano a sbattere sull'esca e purtroppo rimanevano agganciati esternamente. Abbiamo avuto anche varie cacciate su esche floating, su un popper. E niente, io rientro, ci vediamo alla prossima.